Ciao a tutti e continuo il mio discorso confuso sul futuro. È confuso, ma i punti chiave sono che noi avremo più tempo per noi, per pensare. I cervelli saranno liberi di essere impiegati per scopi utili alla collettività. Ci saranno i computer? Sì, certamente, ma di questo ve lo dirò meglio in un altro video. Io non credo che l'intelligenza artificiale riuscirà a essere equivalente, a sostituire un cervello umano nel breve periodo. I computer sono bravissimi a calcolare, ma a pensare ancora non sono per niente bravi. Chiusa questa parentesi, allora dicevo, uno dei punti chiave è il fatto che noi avremo tanto tempo per pensare. E l'altra cosa è che un po' tutto, secondo me, diventerà più distribuito. Cosa sarà più distribuito? Beh, per esempio, la produzione dell'energia. Io immagino un mondo in cui sui tetti delle case, beh, prima di tutto sui tetti delle aziende, ma anche magari sui tetti degli edifici privati ci sono pannelli solari, qui in ogni paesetto ha, magari appena fuori, in periferia, uno o due pale, come si chiamano? Pale eoliche per produzione di energia elettrica anche lì. Quindi, paesi saranno più o meno autosufficienti, collegati con una griglia. E la stessa, beh, non la stessa, ma una cosa simile per quanto riguarda l'economia e il commercio. Meno multinazionali, meno grandi aziende, che ci saranno comunque, immagino, però grande attenzione alle piccole imprese locali che impiegano gente residente, se il lavoro è fisico, è manuale, gente residente nel luogo, che poi possono essere stranieri, questo non conta, però che sono residenti nel luogo. E invece per i lavori in cui la presenza fisica non è necessaria, beh, vedremo un sacco di lavoro remoto e qui probabilmente anche dall'estero vediamo se le barriere linguistiche verranno superate. Ecco, anche qui per la lingua io non credo che ci sarà mai una lingua unica per tutto il pianeta, magari ci sarà una lingua più o meno che può essere usata per un certo tipo di comunicazioni, per relazioni internazionali magari. Però le lingue nazionali secondo me resisteranno e magari saranno anche meglio conservati i dialetti, le lingue locali di come sono adesso. Dicevo, sì, la gente sarà libera di spostarsi più o meno dove vuole. Io non credo che questo significhi che vedremo migrazioni di massa. Io penso che la gente, se non ha problemi, sta bene dove nasce. Le migrazioni che vediamo adesso, tutti questi migranti, sono perché i loro paesi sono stati distrutti o dal colonialismo oppure dalle guerre che abbiamo quasi sempre portato noi. E cos'altro ci aspetta in futuro? Le città? Beh, le città che ci sono saranno preservate così come sono, lo spero tanto, che non vengano distrutte tutti i nostri beni architettonici, artistici, no, questo non dovrebbe proprio succedere, però potrebbero esserci città nuove, secondo me l'espansione in verticale continuerà ed è un bene perché si preserva di più l'ambiente. Basta scendere dall'ascensore e ti trovi in mezzo alla natura o a pochi passi dalla natura, se tutte le case sono concentrate in un luogo ristretto. E chissà, magari anche qualche città sotterranea potrebbe essere un'idea. Pensate un po' avere una città
sotterranea e tu questa volta sali con l'ascensore e ti trovi in mezzo al parco. Vabbè, ci sarà cosa, la stazione dei treni, l'aeroporto a poco distanza, però mi piace immaginare anche un mondo in cui l'uomo si, come dice, si mette un po' da parte, si prende i suoi luoghi piccoli, ristretti e quando vuole ha la natura tutta attorno a sé. Anche questo ben si combacia, secondo me, con l'idea di avere il tempo libero. Tu lavori per 4-6 ore a casa tua, magari, o comunque nell'ufficio, che mettiamo questa idea sia sottoterra, e dopo il resto della giornata puoi fare quello che vuoi, puoi viaggiare, puoi andare sopra a passeggiare. Vabbè, forse questa è un'idea un po' peregrina. Va bene, comunque. Secondo me la cosa più importante che capiremo presto, che già molte persone capiscono, è che la globalizzazione così com'è non va assolutamente. E detto questo, vi saluto, ho il sole negli occhi. Buona giornata, ciao ciao.